Salve a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi parliamo di una molecola non nuova, nuova forse per alcune persone che non sono totalmente addentrate nel mondo anche, diciamo, sportivo, dove alcuni farmaci, diciamo, simili, anche se qui siamo un po' lontani al testosterone, vengono, come sappiamo, utilizzati, a scopo di doping. Parliamo della ostarina. È un SARM, sono dei modulatori selettivi dei recettori per gli androgeni. Cosa vuol dire questa parola? Che sappiamo come il testosterone o molecole a lui simili agiscono a livello sì dei muscoli, che spesso è il target desiderato dallo sportivo, ma anche su altri organi, talvolta portando anche dei notevoli effetti collaterali. I SARM hanno o dovrebbero avere questa capacità. Legano il recettore a livello muscolare. Tant'è vero che la loro immissione nel mercato è stata chiaramente proposta per il trattamento di alcune forme importanti di malattia muscolare e delle forme proprio di calchesia, di sarcopenia, nel quale il paziente ha la necessità di avere uno stimolo e un anabolismo a livello muscolare. Il passaggio dalla clinica allo sport su questi farmaci è chiaramente, non dico quasi dovuto, ma è un passaggio obbligatorio perché sono molecole che aumentano la prestazione fisica e quindi la prestazione sportiva. Ostarina e SARM sembrano essere delle molecole perfette. Non viene trasformato in DHT, quindi nel DDH, dito testosterone, che sappiamo ha poi dei target appunto ulteriori: ghiandola prostatica, bulbo pilifero, ghiandole interne, corde vocali, quindi nessun effetto collaterale sembra a livello sia nell'uomo che nella donna che ne può fare utilizzo. Nello stesso tempo non viene aromatizzato, quindi non si trasforma in estrogeno, il nemico, no? Per quanto riguarda l'uomo, perché l'estrogeno è l'ormone femminile. Qui apro una parentesi brevissima: l'estrogeno ha numerose funzioni anche nell'uomo, ad esempio per quanto riguarda la salute delle articolazioni, il trofismo dell'osso, la modulazione dell'attività dell'insulina e dell'ormone della crescita. Quindi non azzeriamo totalmente gli estrogeni. Anche la libido, il desiderio, che appartiene più pertinente al mio lavoro da andrologo, può avere ripercussioni quando abbiamo estrogeni alti, e questo è quasi intuitivo, ma anche quando abbiamo estrogeni bassi. Quindi teniamo conto questo argomento. L'ostarina compete appunto con le aromatasi, quindi mi impedisce l'aromatizzazione, quindi la conversione da testosterone in estrogeno. Quindi stiamo attenti, per chi lo usasse a scopi sportivi, di non aggiungere anche un antiestrogeno, altrimenti azzeriamo i livelli totali di estrogeno. Quindi questa sua impossibilità a trasformarsi in DHT, questa sua impossibilità a trasformarsi in estrogeno lo rende un po' la molecola ideale. Il target è solo il muscolo e sicuramente vi è uno stimolo anabolico importante. Ci fermiamo qui, nel senso queste sono le caratteristiche principali, tutto il resto lo troviamo scritto sul web, la sua storia, i suoi esperimenti. Sui forum americani vi sono dei conflitti per quanto riguarda alcune posizioni sulla effettiva come posso dire, azione di questa molecola. Ho scritto anche un articolo sul mio sito se lo volete andare a leggere. Se traslo tutto nella mia esperienza personale da medico, facendo l'andrologo, chiaramente mi possono capitare persone che hanno utilizzato nel corso della loro vita varie sostanze, dal fumatore di marijuana, utilizzatore di cocaina, come anche lo sportivo che ha usato anabolizzanti. Mi sono capitati un paio di ragazzi, di atleti, che avevano usato i SARM, devo dire, non so per quale motivo, con un azzeramento dell'asse ipotalamo-ipofisi-gonadi. Noi abbiamo la centralina, l'ipotalamo, che stimola l'ipofisi a rilasciare tutte le sostanze che stimolano le ghiandole, tra cui, per quanto mi riguarda, i testicoli. L'ostarina al SARM non dovrebbe creare una soppressione, si dice non è soppressivo, però devo dire poi nella mia esperienza clinica questi due ragazzi hanno avuto una soppressione totale dell'FSH e dell'LH in maniera molto importante e erano persone già abituate all'uso di anabolizzanti e mai vi era stato questo azzeramento, che abbiamo faticato a recuperare, ci siamo poi riusciti, ma con fatica. Per cui, come molecola sulla carta è ottimale, il SARM è ottimale perché agisce solo sul muscolo, lo anabolizza, non ha effetti collaterali, non crea DHT, non crea estrogeni, non dà ritenzione, non serve neanche una riabilitazione post-ciclo, quindi sembra una molecola perfetta.
Da un punto di vista clinico, la mia esperienza è stata invece deludente e ansiogena, per cui forse servono ancora delle conferme importanti prima di ritenere questa molecola nettamente superiore al testosterone e ai suoi derivati. Con questo vi saluto e è chiaro che il mio scopo è quello di conoscere insieme a voi le molecole, non certo di indurre l'utilizzo, specialmente a scopi sportivi, perché lo sport per definizione dovrebbe essere un po' obiettivo di un benessere psicofisico e il benessere psicofisico dovrebbe far sì che sia il nostro corpo a sintetizzare le molecole di cui ha bisogno. Lo sport esplosivo fa sintetizzare nel nostro corpo il testosterone che serve a affrontare la difficoltà. Lo sport, ad esempio aerobico di media intensità, produce la serotonina, l'ormone del benessere. Quindi ci pensa il nostro corpo a costruire le molecole di cui ha bisogno. Non abbiamo bisogno di molecole esterne. Però è chiaro, lo sport, specialmente agonistico, alcuni tipi di sport che hanno una finalità estetica, necessitano di stimoli esterni. Allora è bene che tutti noi conosciamo queste molecole in maniera obiettiva, non voglio né esaltarle né demonizzarle, riporto però quella mia piccola conoscenza e la mia esperienza clinica. Con questo vi saluto, rimango sempre a disposizione per argomenti che cercherò di sviluppare nel tempo, grazie come sempre per seguirmi e vi auguro una buona giornata.